Ultimo appuntamento del calcio a 5 femminile nel girone di andata regionale. La Coccinella qui all'Aprilia Sporting Village ospita lo Sporting Club Maranola. D'Alessio sul pallone, vicino a sé c'è Aiello, parte in questi istanti. Aiello subito all'indietro per Miccio. Strinati prova a mettere in mezzo, la possibilità ancora sul secondo palo, poi nel tentativo dello Sporting Club Maran di andarsene, poi subito capovolgimento di fronte con Miccio che è servita da Aiello, il tiro e c'è Cantagallo che di testa alza sopra la traversa e alle spalle c'è Aiello che intercetta il pallone, se ne va verso la porta, poi con l'esterno Aiello, Strinati in mezzo, c'è D'Alessio, si avvita, va anche a calciare, Conte respinge, interviene subito Conte, subito la palla rimessa in avanti, Miccio di Lorenzo, ancora Conte, ricomincia all'indietro con Miccio, ancora sulla sinistra, Aiello va verso Strinati, poi in mezzo, trova soltanto l'esterno della rete dopo aver calciato, c'è una deviazione, c'è anche calcio d'angolo. Miccio, vola Conte, De Simone, lunga, pallone per Cerone, la prima volta che si affaccia e poi scivola a calcio di rigore, Miccio commette fallo, De Simone contro Iavarone, la possibilità è Iavarone, neutralizza il tiro dal dischetto, Miccio in avanti con Di Lorenzo, si avvita, prova la soluzione, Conte ribatte, fuori, calcio d'angolo, il velo di Baglivi disorientare e poi se ne va Baglivi e Simone, Campanelli adesso, sombrero a Baglivi, Di Lorenzo in due, Campanelli ancora, Campanelli, poi la palla rimessa a mezzo, Conte che la arpiona con le mani, calcio d'angolo, Di Lorenzo prova con il tacco a ingannare Conte, in mezzo allontana Strinati, va a raccogliere Di Lorenzo, sale Aiello, ancora Aiello, si libera anche di Conte, la palla messa in mezzo che attraversa tutta la linea, Strinati, sale Miccio, scambia ancora con Strinati che se ne va al centro, se ne va da sola, possibilità, va anche a calciare e in un primo tentativo la ferma Conte, Miccio se ne va, Miccio a Cerrone da sola, poi coraggiosamente ancora la palla messa in mezzo, la palla che si ferma, ancora Miccio con Strinati, poi che la va a servire, poi Conte alza sopra la traversa, prova Miccio, il tiro e la palla che colpisce il palo e finisce in campo, finisce qui 0-0 tra la Coccinella e Sporting Club Maranola. Subito in avanti per Baglivi che sguscia via Strinati e poi il palo ribattuto, il tiro della Formiana, poi Aiello con il tiro in, sul pallone che finisce in rete, il gol del vantaggio, Miccio con l'esterno da verso D'Alessio, Miccio poi calcia solo sull'esterno, preferisce invece andare all'indietro e far ricominciare Strinati, D'Alessio si accentra pronta per calciare e poi Conte che alza sopra la traversa, Aiello combina con Strinati, la dà in mezzo, va in spaccata a intercettare il pallone D'Alessio, palla che finisce di poco fuori, Cerrone prova direttamente con la palla che scheggia la traversa e riparte insieme a Baglivi con il colpo di testa, poi Aiello per D'Alessio, la possibilità con il tiro, raddoppio di Giulio Aiello, 2-0 per la Coccinella, alza verso Strinati, De Simone è più lesta a portargli via la palla, Miccio per Aiello, va a calciare il diagonale, secco la palla sul secondo palo in rete, 3-0
interviene anche Nardella sul pallone, scambia rapidamente, se ne va poi verso il centro, ottima la triangolazione ed è anche perfetta la conclusione a rete, a penetrare in area e depositare il pallone in rete con Nardella. Adesso prova Cerrone, calcio di rigore, ha visto un fallo di mani, ha visto calcio di rigore ed è, viene anche espulsa Strinati. Calcio di rigore per lo Sporting Club Banana, se ne incarica Cerrone, la palla in rete, questa volta beffa Natalina, Iavarone, De Simone, Miccio, poi da sola contro Conte, palla direttamente fuori, Di Lorenzo apre per Miccio, poi in mezzo Chiara Di Lorenzo, mette a sedere Nardella e lo Sporting Club Ranola ed è 4-2. Miccio prova a lottare, Nardella, Pastore e poi allontana Iavarone con il viso. De Simone, ancora Iavarone, De Simone spedisce incredibilmente fuori sulla ribattuta per Di Lorenzo, in mezzo con Miggio, apre per Aiello che si accentra, carica il tiro e la palla finisce in fondo alla rete e arriva anche il triplice fischio finale. La Coccinella vince la sua prima gara interna battendo lo Sporting Club Ranola nell'ultima giornata del girone di andata per 5-2.